Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina imperfetta. Oggi prepareremo insieme la torta di carote, una torta sana e gustosa da mangiare in ogni momento della giornata. Per preparare la torta di carote ci occorreranno 260 g di carote grattugiate, 240 g di farina 00, 60 g di spremuta d'arancia, 130 g di zucchero di canna, 120 ml di olio di semi, 4 uova, 10 g di lievito per dolci, un cucchiaino di cannella, 40 g di ghirilli di noce. Cominciamo a preparare la torta di carote versando le uova in una ciotola capiente. Rompiamole con una frusta. Uniamo lo zucchero di canna. E lavoriamo ancora. Aggiungiamo la spremuta d'arancia e l'olio. E mescoliamo ancora. Prendiamo ora le carote grattugiate. Mi raccomando, utilizzate una grattugia a fori piccoli. Uniamo la cannella e ora setacciamo la farina ed il lievito. Da ultimo uniamo i ghirilli di noce spezzettati grossolanamente. L'impasto della nostra torta di carote è pronto. Ora prendo uno stampo a cerniera del diametro di 22 cm che ho precedentemente oliato e sulla cui base ho posto un foglio di carta da forno. Quindi versiamo al suo interno l'impasto. Cuociamo la torta di carote in forno preriscaldato a 180 gradi. Dopo circa 45 minuti togliamo la nostra torta dal forno. Mi raccomando, fate sempre la prova a stecchino e lasciate intiepidire la torta prima di toglierla dallo stampo e adagiarla su un piatto da portata. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima video ricetta. Se avete bisogno di consigli o volete dare dei suggerimenti, lasciatemi un commento e non dimenticate di iscrivervi al mio canale YouTube.